La prima metrica che guardo in assoluto è il numero di chiamate. A freddo, non a freddo, inbound, recall di quelli che non hanno risposto, non mi frega niente, chiamate. E con una spunta mettiamo tutte le chiamate di ieri o del mese, prima di tutte quante. Poi metti il filtro di chi l'ha fatte, così vedi chi ha fatto quante chiamate. Tizio Caio ha fatto X chiamate, il commerciale Sempronio ha fatto quest'altra chiamata e così via. Questa è la prima cosa. La call a freddo è quella che proviamo come roleplay più di ogni altra cosa. Perché so per certo che se io aumento le chiamate, aumento la qualità delle chiamate a freddo, aumento le chiusure. Cioè è proprio una metrica, contatti equivale a contratti e dipende principalmente dalle chiamate, o a freddo o inbound. Cioè io sto male se vedo dei lead in inbound non lavorati. Questa è la seconda metrica. Quanti lead in inbound che per cui ho pagato, per cui ho lavorato per fare funnel, copy, creare video e poi lo lanciate sul mercato, ho investito soldi per farlo, e questi lead sono arrivati, quanti non sono stati chiamati da ieri, gli ultimi 3 giorni, dall'inizio del mese? Se vedo disgraziatamente che 50, 20, anche un lead non è stato chiamato dall'inizio del mese, faccio multe. Faccio multe perché una cosa che cercano tutti i commerciali, chiunque, non sono alte commissioni e basta, ma sono anche lead. Quindi quando i commerciali arrivano, voglio lead, voglio lead, voglio lead, intanto prima te li meriti, ovviamente in outbound, poi quando arrivano i lead e non me li lavori, tanto ti retrocedo in outbound, devi rifare il lavoro di outbound per arrivare in inbound. Secondo, mi arrabbio e ti faccio anche la multa. Per esempio nell'estetica abbiamo fatto quel webinar con 100 persone, 50-60 hanno partecipato, molte hanno acquistato, molte no. Ad oggi ancora non le abbiamo chiamate tutte, stamattina mi sono arrabbiato come una bestia, scusatemi. Ma se dopo 2 giorni ho fatto un webinar dove abbiamo promosso 18 euro a lead, ti porto queste persone e mi devi chiamare subito, non dopo 2 giorni, subito. Se c'è qualche problema me lo dici. Sempre andare a ricompensare chi ottiene i risultati, ma dall'altro lato ovviamente, siccome li paghiamo tanto, bisogna anche mettere, oh cavolo, perché non hai guardato questo qui? Una volta te lo passo, la seconda bene, la terza ti retrocedo. La terza metrica che guardiamo, le demo prenotate e effettuate. Perché quelle prenotate non sono quelle effettuate, così mi viene lo shop rate e poi il tasso di chiusura. Ma il tasso di chiusura è l'ultima cosa che vado a vedere. Prima cosa, mi assicuro che la mia pipeline di disco, demo e chiamate, trattative di vendita o incontri di vendita, perché molte volte cominciamo sempre più a ricevere i clienti anche qui in ufficio, se sono nei dintorni, sia piena la pipeline. Quando è piena la pipeline, mi preoccupo del tasso di chiusura e di andare a ottimizzare, a vedere le call, perché non chiudo, perché chiudiamo solo il 2%, perché ho fatto 50 call dall'inizio del mese, oggi magari il 9, ho fatto 60 call, ne abbiamo chiuse 2, cosa è successo? E da lì allora vado a ottimizzare, ma se non ho prima la metrica, i dati statistici, non ho nemmeno una pipeline. Quindi io sono più contento di avere un 2%, un 1% di chiusura, ma avere tante call, che non avere call e avere il 100% di chiusura. Magari ne ho fatta una, ne ho chiusa una, va bene. È meglio il 100% di 2 o il 10% di 100? Questo lo dici perché tu ragioni sul fatto che magari non comprano subito. Difatti io nella metrica mia interna non ho messo call perse, ho messo call non chiusa adesso. Nel senso che poi magari questi ti richiamano anche più avanti, l'importante è che si conoscono, giusto? Chiaro, io dico sempre contatti equivale a contratti, ma contatti che vedono un'offerta. Perché se avete d'accordo con me che se un contatto non vede un'offerta non può avere una chance di diventare un contratto. Quindi le mie demo sono la cosa più importante, ma per avere demo non la posso controllare io oggi quante demo ho, quante trattative ho. Quello che posso controllare è quante chiamate faccio o quanti lead genero dal marketing. Quello lo posso controllare, perché se non funziona una campagna la rifaccio fino a che non funziona, la ottimizzo. E quindi bisogna riempire, ecco, queste sono le 4 metriche principali: chiamate, freddo o non a freddo, comprese le recall, non risposte. Se io faccio 20 chiamate, non risposte, mi contano 20 chiamate, almeno ho fatto azione. Poi una mi risponde, mi tiene mezz'ora al telefono, ma intanto ne ho fatte 21. Quelle dopo le chiamo per altri giorni, poi quello c'è nel follow up del Prime, però le chiamo per fino a 12 mesi, abbiamo un follow up, ok? Stiamo impostando il follow up fino a 12 mesi. Però quella è la prima cosa, in assoluto, è fare roleplay continuamente. Poi discovery, poi demo e tasso di chiusura. Un livello più avanzato è chi ne fa quante. E tu vedrai che il 20% delle persone fa l'80% del fatturato in ogni mese. Noi abbiamo avuto commerciali che il mese passato si sono rilassati. Io ho detto che avete vinto il turista per sempre. Perché magari hanno fatto 3 vendite buone 3 mesi fa, vengono pagate, dilazionate, prendono 3-4 mila euro al mese e in un mese hanno fatto 96 call. Chiaramente retrocesse subito e multe, abbiamo dimezzato le commissioni anche di quelle che hanno già venduto se non raggiungono certe metriche ogni mese. Sono ripartiti, boom! Sono ripartiti con la botta. Perché? Perché non è che con me fai 2 chiusure per un anno, sei a posto, vinci il turista per sempre. Bene commissioni alte, però devi darti da fare.